Presidente Conte, benvenuto a Monte Sant'Angelo. Bentornato nel suo territorio. Bentrovato, Vicepresidente Chirma. Bentrovato, Presidente Emiliano. Un saluto a Sua Eccellenza, Padre Franco Moscone. E un saluto all'ambasciatore turco in Italia. Un saluto a tutti i rappresentanti istituzionali, sindacali e delle forze dell'ordine presenti. Un saluto a tutti voi, lavoratori. Presidente Conte, benvenuto nella terra dell'Arcangelo Michele, nella città dei due siti UNESCO. Benvenuto nella città che si sta ribellando alle mafie. Benvenuto, Presidente, nella città che ha l'onore di ospitare una multinazionale della produzione del vetro, leader in Europa e quinta nel mondo. Presidente, questa storia inizia esattamente 20 anni fa, nel 1999, anno d'inizio dei lavori. Nel maggio 2002 viene avviata ufficialmente la produzione. Per circa 12 anni da quel forno è uscito del vetro che ha raggiunto tutta l'Europa e anche oltre. Ma nell'ottobre 2014 inizia la fase critica, una fase buia che sfocia nella più nefasta operazione industriale che un sito del genere possa subire, lo spegnimento del forno. L'11 dicembre 2014 però accade qualcosa che rimarrà ormai nella storia di questa terra. I lavoratori danno vita agli scioperi ad oltranza davanti ai cancelli e si assiste alla nascita di un presidio permanente che durerà fino al 18 giugno 2018. Più di 40 mesi, Presidente. 40 mesi di lotte, battaglie, sacrifici, mesi di ansia e di preoccupazioni per circa 200 famiglie, mesi di speranze. Qui succede un miracolo. La caparbietà e la forza degli operai, la tenacia delle loro famiglie si saldano con l'impegno delle istituzioni, con la solidarietà di un intero territorio che non ha mai abbandonato i propri figli. È così che l'incubo si è trasformato in sogno. E tutto questo succede in un periodo in cui in tutta Italia, purtroppo, chiudono importanti aziende. Qui si scrive una pagina importante della storia del Mezzogiorno d'Italia. La penna di queste pagine indelebili si chiama Sisecam. Sisecam ha riportato la speranza. Sisecam ha restituito lavoro e serenità. Sisecam ha creduto in un progetto e in un territorio, investendo ingenti risorse, anche con l'importante sostegno della Regione, che non ha mai fatto mancare la sua presenza e il suo supporto. L'importante investimento di Sisecam avviene in una delle aree industriali più infrastrutturate del Sud, Presidente. Un'eccellenza che purtroppo non ha ancora espresso appieno le sue potenzialità. Per questo abbiamo avviato un'importante fase di rilancio che, ahimè, sta registrando non poche difficoltà e non poche azioni di disturbo, a partire dall'esperienza del riconoscimento parziale e piuttosto insufficiente di poche aree all'interno dello strumento delle ZES, a cui stiamo tentando di porvi rimedio con una nuova istanza nell'ambito dell'avviso pubblicato dalla Regione Puglia. A proposito, Presidente Emiliano, il sito di Sisecam non rientra in area ZES, pur trovandosi in una delle poche zone retroportuali di Puglia. Così come piange il cuore vedere il bacino Alti Fondali, aggredito dalla salsedine, senza che lo stesso abbia mai potuto estrinsecare appieno la propria potenzialità infrastrutturale, così come la rete ferroviaria, i due depuratori e tutte le altre infrastrutture nate per rilanciare un territorio e dare occupazione. Noi abbiamo le idee chiare su quello che occorre fare qui. Ci servono ora orecchie e menti aperte, pronte a recepire queste provocazioni, a partire dal Consorzio ASI, che dovrebbe iniziare a svolgere pienamente il suo compito di agenzia territoriale di sviluppo. Uno sviluppo industriale che sappia coniugare sostenibilità, salute, lavoro,
e cancellare per sempre le pagine tristi della nostra Xenken. E il pensiero non può che non andare all'altra estremità della Puglia, a Taranto, dove la battaglia tra salute e lavoro sta creando una delle più grandi catastrofi industriali dal dopoguerra ad oggi. Possa questa nostra esperienza essere di buon auspicio per i nostri fratelli tarantini. A lei, Presidente Conte, rivolgo un appello. Il suo governo dia importanti risposte al Sud. Dia risposte ad un territorio che ha le responsabilità di due siti UNESCO. Dia risposte a questa importante area industriale affinché i nostri giovani non siano più costretti ad abbandonare la propria casa e la propria famiglia, ma abbiano l'opportunità di vivere nel meraviglioso territorio in cui sono nati. Abbiamo bisogno, Presidente, di un forte rilancio di questa area e dell'intera sua economia. Chiudo. Oggi, signori, non inauguriamo solo il nuovo impianto. Oggi inauguriamo la rinascita dell'area industriale di Macchia Monte Sant'Angelo. Oggi inauguriamo l'inizio di un cammino che ci auguriamo ci porti lontano. Buon lavoro a tutti noi. Grazie. No, no e no. Io il vaccino antinfluenzale non lo faccio. Me l'ha detto anche la mia compagna di banco, che l'influenza passa da sola. Sì, ma tu e la tua amica di banco non vi volete mettere nella crema, che questa cosa, ma arriva a voi, la passate a noi. Tu vuoi che noi non l'aspettate di avere influenza? No, 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 non credo, no. E se poi io muoio? Chi ti accompagna più a scuola a te? Nonno, ho un'idea. Lo facciamo insieme. Ah, allora lo facciamo insieme? Lo fai tu il vaccino e lo faccio anch'io. Non è che c'è tutta questa fretta. Poi la nostra età è pericolosa, me l'ha detto pure la nonna, me l'ha detto sempre anche zio Mimmo, per esempio. Ma era un dottore? No, era un meccanico. Però conosceva, vabbè, i meccanismi. Allora siamo d'accordo? Ah, siamo d'accordo. Siete, va bene. Capito tutto. Andiamo. Facciamo la vaccinazione, va bene? Ehi, papà, il caffè? Te lo bevi tu. Il vaccino antinfluenzale è gratuito per gli over 65 e per i soggetti a rischio. Protegge te e chi ti sta intorno. Chiedi al tuo medico o al centro vaccinale ASL più vicino. Eccoci qua. Me? Passata la paura? La paura? Dudu, noi siamo grandi vaccinati e riccioluti, vero? E tu che aspetti? Vaccinati, non farti influenzare. Ho fatto il gioco di parola non volendo.